presentare la piattaforma Educational Edu3D, un ambiente di apprendimento dedicato alla didattica, alla scuola e alle attività creative e ricreative. In particolare io mi occupo di matematica, ma vi farò vedere, più che parlare, è meglio appunto proprio vedere, sperimentare quello che noi facciamo. Principalmente costruiamo oggetti didattici, impariamo facendo e coinvolgiamo i nostri studenti in queste attività che sono di gioco, ma comunque con un contenuto forte e anche con la possibilità di applicare, di evidenziare tutte quelle capacità trasversali che saranno fruibili in campi diversi, in ambiti diversi, da parte del significato dell'infinito matematico realizzato e, con i costumi, l'ambientazione e anche i movimenti. Questa è una sintesi. In realtà ci si può entrare nel mondo con il proprio avatar e con le animazioni realizzare qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa che noi normalmente facciamo in classe e poi possiamo riprodurre anche qui. Sono di costruzione di oggetti didattici, ma anche di lezioni base per i docenti e per gli studenti, per imparare a muoversi, a creare oggetti, a creare un ambiente di apprendimento efficace, accogliente, ludico, divertente e al tempo stesso efficace. Noi consideriamo, per esempio, questo è un esempio di come ci si muove con i primi passi, come si crea l'avatar, come noi costruiamo il nostro aspetto, che i ragazzi ci tengono molto, e quindi possiamo veramente con un click, in modo molto economico e veloce, cambiare il nostro abbigliamento, la nostra pettinatura, il nostro atteggiamento, i nostri passi, ed è, diciamo, proprio l'inizio. Quando poi impariamo a muoverci come un bambino impara a camminare, dopo possiamo andare oltre e veramente creare delle lezioni interessanti e interattive, perché quello che è un altro valore aggiunto di questo mondo è anche l'interattività, cioè il ragazzo è protagonista, il ragazzo produce, costruisce il proprio sapere, impara in un modo creativo, quindi mette in moto tutte quell'intelligenza creativa, anche emotiva, che in altre occasioni non riesce a realizzare. Questo è un aspetto. Poi in realtà nel mondo virtuale si può fare veramente tutto, cioè possiamo immaginare un ambiente, possiamo immaginare una rappresentazione teatrale, possiamo costruire un museo, possiamo una biblioteca digitale, in modo molto economico, e una mostra d'arte, quindi un ambiente sottomarino, senza un ambiente di geologia, possiamo esplorare l'interno di un vulcano senza farci male, senza, insomma, dei rischi, quelli che ci sono nella realtà, insomma, senza bruciare la scuola, che insomma forse potrebbe essere l'obiettivo di qualcuno, ma non nostro. Noi vogliamo costruirla, vogliamo ricostruirla, vogliamo innovarla e vogliamo che i ragazzi vengano a scuola e siano ragazzi felici di venire a scuola, di imparare in un modo diverso, innovativo, in modo digitale, in un mondo legato alla loro realtà. Loro sono nati con queste tecnologie intorno. Ecco, poi direi possiamo passare, questo è anche un esempio appunto di tutorial che vi ne do un assaggio, perché insomma il tempo è quello che è e vorremmo solo far capire. Sì, puoi andare anche a quello dopo. Cioè io ogni lezione che svolgo a distanza, ogni evento, lo invito, 3 l'abbiamo messo, andiamo al 4.
Non ricordo esattamente, ma adesso che lo vedo, questo qui è una lezione di matematica con dei test. Questa lezione, cioè, dopo che io realizzo queste lezioni a distanza con un calendario di eventi, appuntamenti, no? Quindi le persone si collegano e sanno che a quell'ora c'è questa lezione che è da me preparata in precedenza, io preparo tutto il materiale che riguarda questa lezione come appunti, e quindi tutti i partecipanti possono prelevare i contenuti, e quindi tutto quello che io faccio è a disposizione gratuitamente per tutti. E anche nel frattempo faccio vedere un esempio di come potrebbero realizzare con i loro contenuti gli altri insegnanti, l'insegnante di lingua, l'insegnante di scienze, l'insegnante di storia. Io ho realizzato un'aula così per me molto accogliente, molto semplice. Se sentite in sottofondo un pochino la mia voce, perché fa parte appunto del tutorial. Il tutorial poi io lo pubblico su YouTube. Innanzitutto va bene queste cucine, quelle sedute che sono stati realizzati. Ecco, poi abbiamo la lavagna che vedete il pannello alle mie spalle. Nella lavagna potete mettere tutte le immagini, potete mettere le cose che avete preparato, e anche questo materiale viene dato agli insegnanti, che quindi possono poi farne l'uso che ritengono più opportuno. E appunto ci si siede lì e si può anche interagire, si può interagire con delle domande, si può interagire in voce, quindi è importante avere la lezione in un momento sincrono, ma anche poi la lezione in un momento asincrono, quindi con la propria propri tempi, rivedere e magari riprovare, vedere anche le istruzioni. Supponiamo il nastro di Möbius, non so se avete visto quell'oggetto matematico che abbiamo costruito prima. Si può ricostruire con le istruzioni che vengono date. Abbiamo anche realizzato i cuscini, vi ho insegnato a fare un cuscino, che magari è una piccola cosa, ma comunque si comincia da queste piccole cose. Mettere il colore giusto. Abbiamo fatto dei puzzle tridimensionali. Quando era Vasco abbiamo fatto, invece di fare il tangram, che è bello, ma insomma già tutti lo conoscono, abbiamo fatto il tangram ovale, l'uovo di Colombo. Allora c'è stato appunto anche questo aspetto un pochino di l'aneddoto sul luogo di Colombo. Ecco, questa per esempio è una piramidina in cui, anzi un cono in questo caso, però spesso faccio le piramidi perché piramidi mi piace come gruppo, mi piace come amici, mi piace per la collaborazione che c'è. In questo ambiente si realizzano proprio delle collaborazioni sincere, generose ed efficaci, per cui quello che tu non sai lo sa un tuo amico, tu puoi chiedere, e viceversa quello che tu sai scambi. È una condivisione, è un bel ambiente secondo me, perché sono persone motivate che hanno entusiasmo nel lavoro che svolgono, e quindi lo si fa con passione, non abbiamo nessun altro scopo che i nostri studenti, perché appunto come accennavo prima che vengano a scuola in modo da imparare bene, insomma, ed essere soddisfatti e felici. La matematica non è semplice, per cui ci aiutiamo anche con questi modi. Tutto va bene purché riusciamo a far capire che la matematica non è solo un numero, ma sono molti oggetti, molti test di creatività che comunque ampliano le vedute e le possibilità di soluzione. A un problema non c'è sempre una sola soluzione, ce ne sono molti, molti percorsi, e i percorsi alternativi alle volte sono più creativi, sono più più piacevoli per i ragazzi. L'importante è che ciascuno scelga il proprio percorso e non sia chiuso in schemi, cioè usciamo molto dagli schemi. Per allenare la creatività io produco moltissimi di questi test, produco, ma li trovo, un po' li invento, un po' li modifico, ci gioco anch'io, cioè non si divertono solo i ragazzi, anche noi insegnanti, perché se noi siamo felici, siamo insegnanti soddisfatti di quello che facciamo, con un sorriso e con delle modalità un po' insolite, un po' diverse, riusciamo a veicolare contenuti anche
piuttosto impegnativi. E poi riusciamo anche a motivare dei ragazzi che non hanno proprio questa grande voglia di studiare o di fare le cose al solito modo, in modo noioso. Qui ne fanno molti di più di quello che farebbero nel modo tradizionale. Per cui dipende tantissimo da noi di come ci poniamo. Poi, non so, facciamo vedere ancora qualcosina, giusto per dare un assaggio. Qui ci sono dei test, se volete proviamo subito se siete creativi. Nella filmata di precedente c'era una texture che la stella nascosta di Samuel Lloyd, che è uno dei primi maestri dei giochi matematici. È un test che propongo spesso, perché c'è da trovare in questa specie di schema che avete visto, di triangoli, di grigi e bianchi, grigi e neri, insomma, una stella nascosta in questo. Chi la trova subito, chi la trova dopo mesi, ma questo non vuol dire essere più o meno intelligenti, è proprio una questione di intuizione, la differenza tra intuizione e ragione. Noi siamo fatti di l'uno e dell'altro, chi di più, chi di meno, ma tutto si allena, tutto si può ampliare. Non è vero che non siamo creativi. Noi siamo grandi e siamo meno creativi dei bambini, ma perché non ci hanno fatto più disegnare a un certo punto? Perché? Perché non possiamo disegnare? Perché non possiamo mettere le mani nel colore e appiccicarle sui muri? Ma perché? È così bello. Qui, se vedete questa mimosa che è fluttuante, perché era 8 marzo, allora sembravano cavallucci marini. Sembravano cavallucci marini da certo, però vedete che ho voluto fare questo omaggio, quindi un po' a tema, molte mie colleghe che mi seguono mi vogliono bene e io volevo bene anche a loro, quindi cercavo di omaggiarle in questo modo. E poi abbiamo proposto il testo della libreria, questo è carino. Ho proposto il testo, l'oggetto, ho costruito l'oggetto, ho dato il testo, li ho lasciati un pochino pensare e poi abbiamo dato la soluzione. E quindi questo interagire, cioè non ho detto subito la soluzione, però le ho dato un modello, perché questa che vedete l'ho costruita io, cioè, insomma, sono oggetti che si trovano anche facilmente, si mettono. Il test era carino perché abbiamo questi, mi viene in mente una volta che l'ho fatto in classe, ho messo due allievi, infatti speravo di avere dei ragazzini con le braccia uno sulle spalle dell'altro che simulavano lo scaffale. Poi abbiamo preso dei libri e li abbiamo messi sullo scaffale ed erano loro, e loro si divertivano un sacco. Dovevano essere due ragazzi più o meno della stessa altezza, se no lo scaffale non viene bene. E quando noi abbiamo un libro in mano, la prima pagina sta, no? Apriamo un libro, prima pagina sta alla sinistra e l'ultima pagina sta a destra. Quando lo mettiamo sullo scaffale succede esattamente il contrario. Quindi già un libro, se è una disposizione spaziale diversa da quella solita con cui siamo abituati a vedere, già ci obbliga a pensare a questa situazione. E quindi lì c'era questo tarlo che c'erano quattro volumi, che dalla prima pagina all'ultima pagina, le spessore delle pagine, lo spessore delle copertine, c'era un piccolo calcolo da fare, bisognava dire quanto aveva percorso il tarlo dalla prima. Sapesse quante persone si confondono su questo fatto della prima e dell'ultima pagina, proprio perché il libro non è in mano, ma è messo in verticale nello scaffale. Quindi ampliare, no? Cioè proporre delle cose che fanno vedere, ci fanno fare dei modelli, dei modelli diversi da quelli degli schemi, insomma dei soliti. Questo era un esempio. Poi io faccio molto volentieri vedere le illusioni ottiche, che sono immagini in movimento. Anche queste sono cose curiose, proprio per spiegare che noi non vediamo con gli occhi ma vediamo col cervello, no? Quindi ecco, laggiù in fondo vedete degli edifici che sono sempre costruiti. Ecco, andiamo pure avanti, intanto questo c'è proprio tutta la spiegazione di quello che ho fatto, tutte le cose che io faccio le fornisco in materiale o scritto in oggetto, quindi chi viene si ritrova. Ecco, poi l'ultima cosa che ci tengo un pochino a far vedere, vediamo questa che ha fatto Michelangelo del Piccolo Principe.
Allora, abbiamo realizzato l'ambientazione del Piccolo Principe, che voi sicuramente ricordate, l'abbiamo realizzata, vedete, nel mondo virtuale, quindi il deserto, l'aereo, e l'abbiamo recitato, abbiamo fatto la sceneggiatura, l'abbiamo recitato. Io sto a Torino e i miei studenti stanno a Molfetta, quindi è un bel esempio di e-learning, di insegnamento a distanza, e anche di, diciamo, ci siamo messi in gioco sia io che loro, perché non è facile mettersi, qui è più facile recitare perché noi recitiamo col nostro avatar, quindi è la nostra voce, però bisogna anche insegnare loro come, bisogna fare in modo che loro si immedesimino nella parte, nel personaggio, che capiscano le pause, ed non è stato facile perché con l'accento pugliese vi assicuro che il Piccolo Principe, che era un ragazzino di 16 anni, cioè un bel vocione, non era tanto timido, ecco. Comunque questa è una realizzazione al volo che abbiamo fatto, che hanno fatto i ragazzi da soli. Ve lo faccio sentire. Ma mi risposero, spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un cappello? Il mio disegno non era il disegno di un cappello, era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegarle le cose grandi. Questa volta mi risposero di lasciare da parte il boa, sia di fuori che di dentro, e di applicarmi invece alla geografia, alla storia, all'aritmetica e alla grammatica. Fu così che a 6 anni io rinunciai a quella che avrebbe potuto essere la mia gloriosa carriera di pittore. Allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare, fino a 6 anni fa, quando ebbi un incidente con il mio aeroplano nel deserto del Sahara. E qui inizia la recitazione dei ragazzi, l'aviatore è Michelangelo e il Piccolo Principe è Giuseppe. Sono due ragazzi che adesso hanno 17 anni. Con Michelangelo 2 anni fa abbiamo realizzato l'isola che c'è. Ci tengo a dirlo che l'isola c'è perché è l'isola che sta di fronte alla mia scuola. Io insegno adesso in Liguria ad Albenga e c'è un'isola che si chiama Gallinara, che è una riserva naturale, in cui non si può andare solo su visite, su inviti, insomma, tutto organizzato. Abbiamo preso da Google Map e abbiamo modellizzato, abbiamo terraformato, si dice così, l'isola, prendendo il profilo esatto, mettendo la vegetazione. Sentite come si stanno interpretando i ragazzi. Abbiamo fatto una sola prova a distanza. Non ero riuscita a registrarla e l'hanno fatto da soli oggi, sapendo che non c'era la connessione sicura, se no l'avremmo fatto in diretta, perché era previsto così, per farvi vedere un esempio di una lezioncina, un piccolo esempio. E l'avatar molto carino è il principe, anche l'aviatore ha trovato i vestiti tutti da sé, ha fatto tutto da sé, mentre quelli del principe li abbiamo fatti con gli amici di Craft, che sono veramente persone creative e molto insomma estrose. Non sono insegnanti, forse sarà per quello, non lo so, perché quando si va a insegnare si diventa più piatti, non lo so, io non lo sono ancora, non è una questione di età, ma è una questione proprio di testa e di crederci e di entusiasmo. Poi quando si vedono questi risultati, cioè Michelangelo praticamente in 2 mesi con la mia collaborazione, io che ho collaborato con lui, tant'è vero che mi diceva sempre, tutto si può fare, ma si può fare questo secondo te, che ne dici? Io sapevo già dove volevo arrivare, però insomma bisogna guidarli e a distanza non è semplice, ma si tirano fuori delle cose dei ragazzi che inaspettate. Ci sarà sicuramente abbastanza erba per lei. Questa è molto piccola la pecora che ti ho dato. Ho fatto la scatola con la pecora.
no, che era il disegno, quello che mi chiedeva. Poi c'era la rosa, il personaggio della rosa è bellissimo. Abbiamo fatto un avatar in cui la ragazza, si chiama Valentina, trasparente, che si vede solo il visetto suo, con tutto contornato dai petali. Forse può darsi che dopo c'è un'immagine. E poi raccoglievano tutti monete d'oro e le portavano in un forziere. Un forziere avevamo, lì ci siamo inventati il galeone dei pirati. E c'erano sei gruppi, abbiamo diviso una classe in sei gruppi, secondo il metodo di Edward de Bono, il padre del pensiero laterale, pensiero creativo, pensiero... allora vediamo un po', proprio per ultimo facciamo vedere le immagini che abbiamo realizzato, questo qui. Questo invece l'abbiamo fatto noi al volo con la Viviana. E ci piace lasciarci con questo pensiero che non si vede bene che col cuore, che l'essenziale è invisibile agli occhi. È uno dei messaggi su cui noi poi lavoriamo, perché non è solo recitazione, non è soltanto creare l'ambiente, ma è poi anche pensiero e riflessione sui messaggi. E qui vedete, nel mondo dell'oro si può volare, passiamo da un pianeta all'altro così, non si cade, non ci si fa male, non si annega. Insomma, si può fare quello che si vuole. E qui eravamo con un gruppo di colleghi per una visita così guidata, in cui facevamo vedere l'ambiente che era venuto a crearsi, l'ambiente deserto l'abbiamo visto prima, il pianeta, i baobab, la rosa è carinissima secondo me, perché appunto Valentina si è trovata col suo visetto dell'avatar, non sono presente, non posso fare video perché non sono lì, però posso fare con il loro avatar e loro sono felicissimi di collaborare. E oggi mi continuava a scrivere Michelangelo, non si preoccupi, ce la possiamo fare. Cosa dobbiamo dire? Grazie a lui e a tutti i ragazzi che come lui, che dobbiamo far venire fuori, perché ci sono veramente delle potenzialità che noi forse non sappiamo realizzare a pieno, invece è proprio quello che la scuola dovrebbe offrire, secondo me, utilizzando questo, altrimenti tutto quello che... tutto va bene, tutto si può fare, come dice Michelangelo. Grazie.